Allora, eravamo rimasti con questo libro, Il tardo medioevo, di questa collana, L'arte nel mondo, a cura di questo Hans Hofstadter. A differenza della pittura a fresco, che aveva a sua disposizione vaste superfici, la pittura su tavola, con le sue dimensioni limitate, definisce assai presto leggi sue proprie, derivanti da esigenze compositive, dalla possibilità formale, e dalle possibilità formali, scusate, del colore, che ha un significato espressivo ed insieme allegorico. È sempre più frequente il ricorso ai mezzi offerti dalla riscoperta del mondo esterno. Il paesaggio e la spazialità come i caratteri del ritratto. Confrontati due maestri boemi del 1350 e del 1380, si vede quanto sia stata rapida l'evoluzione del maestro di Hohenfurth. Si ha una sintesi di elementi franco-gotici e bizantini, i paesaggi e a terrazze sono ellenistici, ma mediati da Bisanzio e con un nuovo senso delle ombre, nuovo è anche il senso dei rapporti e delle scansioni, che inserisce ogni dettaglio in un ritmo ben definito. Invece il maestro di Wittingau va oltre l'aspetto formale, non parte più dal dettaglio, bensì dall'insieme, anche spiritualmente. Il contenuto iconografico e la spazialità del quadro sono un tutto unico, in funzione di una visione unitaria. Maestro dell'altare di Hohenfurth intorno al 1340. Attività tempra su tavola, Galleria Nazionale di Praga. Maestro di Wittingau verso il 1380. Sa cosa si veda lì? Resurrezione di Cristo. Tempera su tavola, trasportata su tela, 132 per 92 centimetri. Galleria Nazionale di Praga. Maestro Teodorico di Praga si colloca tra i due artisti ora presentati. Nelle loro opere appaiono ben distinte le tappe fondamentali dello sviluppo della scuola. Dopo la fusione di elementi bizantini e gotici nel maestro di Hohenfurth, con Teodorico l'influsso italiano penetra nella pittura boema e l'influsso di Giotto mediato da Tommaso da Modena, allora residente a Praga, ma anche trasformata da Teodorico secondo la sua nuova concezione della volumetria dei corpi, nella figura tozza e poderosa di suo padre, della Chiesa, scusate, del suo padre, della Chiesa, la massiccia densità dell'immagine pittoricamente compatta ha tolto importanza agli elementi formali. La delimitazione lineare della figura perde importanza e la forma del corpo si dilata fino alla cornice del quadro, intersecandola e persino spezzandola, scusate. L'unità espressiva rilasciata dei colori contribuisce a potenziare l'aspetto contenutistico,
fino a diventare un attributo del personaggio raffigurato. La chiesa d'aula, elaborata soprattutto nella Germania meridionale per iniziativa dei Parler, costituisce una profonda trasformazione strutturale delle chiese gotiche del tempo, scusate. Già l'aspetto esterno mostra chiaramente la nuova concezione della cattedrale. Il corpo architettonico, scusate, è una massa unitaria e compatta, non più frastagliata da archi rampanti e non più articolata in navate di altezza diversa per la maggiore elevazione di quella centrale. Un tetto unico copre con due lunghi salienti tutte e tre le navate. Internamente di altezza uguale. L'esterno del coro è spartito da un cornicione, scusate, in due fasce equivalenti. Il nuovo schema costruttivo consente di ridurre il sistema di contrafforti a semplici risalti aderenti alla parete, che accentuano la corposità dei muri non traforati. Analogamente allo spazio interno della chiesa ad aula, ben unificato rispetto a quello della cattedrale di tipo basilicale. La navata mediana non è più marcatamente distinta dalle laterali. Entrambe le volte sono rette dagli stessi pilastri che in epoca tardo-gotica trapassano nelle volte senza l'interruzione costituita dal capitello, sicché viene a cadere la distinzione, prima coscientemente sottolineata, che forse si dice consciamente, sottolineata fra sostegno e carico. Le navate laterali si prolungano intorno al coro, formando il deambulatorio. Si allenta così anche la rigida norma dell'orientamento in direzione est-ovest e si creano interdipendenze diagonali di grande suggestione, la precedente spazialità indefinita. Si converte otticamente in una specie di circolarità spaziale. La presenza e l'attività artistica di Ambrogio Lorenzetti a Siena è documentata a varie riprese tra il 1324 e il 47. Gli affreschi nel Palazzo Pubblico con l'allegoria del buono e del cattivo governo gli sono valsi la definizione di primo pittore umanista dell'età moderna. La società ideale rivela pur nel metodo compositivo gotico una concezione dello spazio quasi prerinascimentale, non solo per via del tentativo di padroneggiare la prospettiva, ma soprattutto per la capacità d'osservazione dell'artista, che vede lo certo con spregiudicatezza e cerca di sistemare organicamente ciò che ha visto. La figura dell'angelo Michele per il padovano guarento, nel suo atteggiamento sobrio e severo che contrasta con il cromatismo fortemente espressivo, rivela che l'artista persiste nel gotico di derivazione giottesca, accettandone le limitazioni. Nel Medioevo la città di Siena fu consacrata alla Madonna, che ne divenne patrona e protettrice. L'immagine della Madonna coronava le porte della città ed era impressa sul suo sigillo, nella sala grande del municipio, in cui si raccoglieva il consiglio comunale. L'affresco raffigurante la celeste adunata intorno al trono di Maria, dei santi venerati in città, costituiva il corrispettivo sacro di quell'avvenimento profano.
L'accordo raffinato di tutti i particolari, espressi con elegante linearismo gotico, rivela l'influsso della miniatura francese. A Siena la pittura resta legata alla tradizione di Simone Martini anche nel XV secolo, quando all'inizio del Rinascimento gli altri centri artistici sempre più decisamente si volgono alla rappresentazione della realtà visibile. A Siena, insieme con il rifiuto del realismo, permane una profonda inclinazione al misticismo, che porta a risultati pittorici quasi surrealistici. Il fondo oro si conserva più a lungo che altrove e si rinuncia a trarre ispirazione dal vero. Si preferiscono i piccoli formati e ci si attiene a una esecuzione miniaturistica. L'essenza dell'arte senese trova la sua più limpida espressione nella pittura del Sassetta e di Giovanni di Paolo. Le nozze mistiche di San Francesco e Povertà illustrano un racconto di Bonaventura che narra come al santo appaiono le figure della castità, dell'umiltà e della povertà, ed egli si sposi con la povertà. Simultaneamente il pittore rappresenta il dileguarsi in cielo delle tre sorelle, mentre la povertà al centro si volge a riguardare il suo sposo. Per il profilo del Monte Amiata caratterizza l'ambientazione della leggenda. La paura dell'inferno, descritta per la prima volta in tratti violenti da Dante nella Divina Commedia, dopo che già gli scultori delle cattedrali avevano rappresentato nelle loro varie raffigurazioni del giudizio universale gli orrori che attendono i dannati nel mondo dell'aldilà, nel mondo di là, scusate. Scusate. Dicevamo, gli orrori che attendono i dannati nel mondo di là è uno dei temi più importanti della teologia pratica medievale. Rappresentare gli orribili tormenti pare sia stato uno dei mezzi più adatti a convincere l'umanità egoista dei fini ideali della Chiesa. Già presenti dunque nella scultura delle cattedrali. Questi motivi vengono ulteriormente sviluppati nella pittura del XV secolo, impregnando, come mostrano gli affreschi del Signorelli, perfino la pittura rinascimentale di un'arcaizzante spiritualità medievale. Anche se nelle sue mosse figure nude, chiaramente modellate con l'aiuto del risalto chiaroscurale, è possibile riconoscere la sua perfetta padronanza del meccanismo di movimento del corpo umano e la sua capacità di definirne esattamente la struttura anche di taglio e di scorcio, il che presuppone uno spirito umanistico. Si conferma però nell'annientamento della bellezza fisica e nello spicco con cui sono resi gli estati affettivi e certe diaboliche figure di natura ibrida. Quanto profondamente alle concezioni tradizionali ostili al mondo di qua, condizionino il passaggio all'età moderna. Enguerrand Charton, Inferno, particolare della sala dell'incoronazione di Maria a Villeneuve-lès-Avignon. Il pittore lavorò ad Avignone tra il 1447 e il 1461. Luca Signorelli, particolare dell'affresco dei dannati nella cappella di San Brizio del Duomo di Orvieto, 1499-1503.
Insomma, in quel periodo dipingevano tutti così, altro che Luca Signorelli. Ovviamente questa è solo una nostra discreta opinione. La fontana di Mosè conservatasi purtroppo soltanto frammentaria, a realizzare e ritraendo i profeti come personalità individuali, un'idea iconografica grandiosa. Sopra l'arco della fontana di vita, i patriarchi del Vecchio Testamento reggono un monte del Calvario, culminante nella crocifissione, che adempie alla promessa di redenzione del Nuovo Testamento. Angeli e profeti del cosiddetto pozzo di Mosè, nella certosa di Champmolla, presso Digione, elaborato da Klaus Schlatter, scusate, tra il 1395 e il 1406. Profeti e patriarchi di grandezza un po' inferiore al naturale. La primavera del ciclo di affreschi dei mesi in Torre Aquila a Trento, dipinta all'inizio del XV secolo da un maestro forse boemo. L'artista, probabilmente originario di Praga, si riallaccia indirettamente alla rappresentazione della natura nel Palazzo dei Papi ad Avignone, però crea, mediante i rapporti variabili di grandezza e la profondità è la profonda oscurità, scusate, che traspare tra gli alberi e l'erba, un'atmosfera molto meglio determinata per sensibilità al luogo e allo spazio. La fontana di Mosè, conservatasi purtroppo soltanto frammentaria, realizza e ritrae i profeti come personalità individuali, un'idea iconografica grandiosa. Sopra l'arco della fontana di vita, i patriarchi del Vecchio Testamento reggono un monte del Calvario, culminante nella crocifissione che adempie alla promessa di redenzione del Nuovo Testamento. Klaus Schlatter di Haarlem in Olanda è senza dubbio lo scultore più importante negli anni intorno al 1400. Le sue opere principali nascono alla corte di Borgogna, sulla tomba di Filippo l'Ardito, 1384-1410. Egli raffigurando per la prima volta il tema di un corteo funebre, di monaci piangenti che nascondono il volto nel profondo cappuccio delle loro morbide tanache, che era la tradizione dei pleuranzi, che giungerà sino alla fine del XV secolo. Notate come New York era una, secondo l'intenzione degli scopritori, una provincia britannica, mentre Harlem, fateci caso, era un dispregiativo, pensando agli olandesi. Insomma, scusate il mio parlare un po' poco ortodosso, più o meno. Spero che il concetto si sia capito. Klaus Schlatter ebbe una parte importante nell'elaborazione di una forma stilistica che nell'arte europea intorno al 1400 viene definita stile morbido, stretti rapporti che si intrecciano tra Borgogna e Boemia, e poi tra Boemia e Germania meridionale, determinano anche qui la nascita di capolavori di questo stile, le cosiddette Belle Madonne. Vedete a pagina 160, in Borgogna le caratteristiche di questo stile sono i morbidi contorni della figura, di cui abbiamo già visto un bel esempio nei monaci piangenti, pleuranze, e specialmente nelle Madonne, una dolce avvenenza,
dell'espressione in accordo con i chiusi volumi. Scusate, è andato via il flash. Vediamo se riusciamo a vederci qualcosa in tutta questa merda. In Borgogna dicevamo le caratteristiche di questo stile. Sono i morbidi contorni delle figure, di cui abbiamo già visto un bel esempio nei monaci piangenti, pleuranze, specialmente nelle Madonne. Una dolce avvenenza dell'espressione in accordo con i chiusi volumi dell'intera figura. Siamo a pagina 139.